Bentornati, sono il dottor Emanuele Alfano, bionutrizionista, e insieme ad iPro siamo qui per il nuovo programma The Mindset, pensato per noi amanti del fitness, che vi consentirà di entrare nel giusto mindset e raggiungere i vostri obiettivi sportivi. Anche questa volta non sarò solo, ma con me ci sarà un team di esperti in workout, nutrizione e benessere. Vi siete mai chiesti come distribuire le proteine nell'arco di una giornata? Bene, oggi lo vedremo insieme scorrendo brevemente quello che mangio in un giorno normale, da mattina a sera, ovviamente con i prodotti iPro. Iniziamo subito dalla prima colazione, il pasto più importante per me in assoluto, senza il quale la giornata non può iniziare. Prepariamo un porridge proteico e abbiamo subito un bentolino con 40 g di avena fedi, 150 g di granella vegetale alla pena e della cannella. Facciamo cuocere raggiungendo la cremosità che desideriamo. Poi andiamo a trasferire il composto all'interno di una bowl. E per renderlo ancora più proteico, in quanto sono dell'idea che il giusto apporto di proteine è importante fin dalla prima colazione, andiamo a completare la nostra colazione con due cucchiai di iPro bianco al cucchiaio con ben 48 g di proteine per confezione. Andiamo poi a decorare con dei chicchi di melagrana, quindi aggiungere anche della frutta fresca già nella prima colazione, dei semi di zucca come fonte di grassi e un cucchiaino di miele per aggiungere un po' di dolcezza. A metà mattina, soprattutto se sono a casa, mi va di fare merenda con qualcosa da sgranocchiare, come ad esempio delle fette biscottate. Avete mai provato a metterci su due cucchiai di yogurt iPro ai mirtilli con ben 15 g di proteine nel vasetto? Provate. Anche il pranzo mi piace bilanciarlo in tutti i suoi macronutrienti, non trascurando le proteine. E oggi lo facciamo con una frittata roll ripiena di iPro bianco al cucchiaio, salmone selvaggio affumicato, dell'insalata e del pane tostato. Iniziamo subito tostando dei semi di sesamo nero. Ne versiamo una quantità sul fondo della padella e nel frattempo ci dedichiamo alle uova. Una volta aperte, le battiamo. Farle gonfiare giusto un po'. E andiamo a versare le uova nella nostra padella antiaderente. Stendiamo per bene il composto e lasciamo andare. Poi possiamo ricoprire con un coperchio per far cuocere in maniera uniforme anche la latte. Nel frattempo tostiamo il pane. Controlliamo che sia cotta anche sotto e quindi possiamo trasferirla in un piatto. Vi consiglio di farlo con la parte dei semi verso sotto. Andiamo ad aggiungere uno o due cucchiai di iPro bianco al cucchiaio. Del salmone affumicato selvaggio e possiamo andare ad arrotolare la nostra frittata. Andiamo a tagliare il nostro rotolo intanto il pane si è tostato.
tagliamo quindi a tocchetti. Aggiungiamo dell'insalata. Questo perché riesce a stare fuori dal frigo fino a 6 ore e con i suoi 25 grammi di proteine e 5 grammi di BCA mi sostiene i muscoli e mi aiuta nel recupero post-workout. Siamo arrivati all'ultimo pasto della giornata, ovvero la cena, e lo facciamo con una vellutata di zucca e patate e funghi trifolati, a cui andiamo ad aggiungere dell'aipro bianco a cucchiaio. Un piatto avvolgente, confortevole e cremoso. In questo caso io ho già cotto le patate e la zucca, così da averle già pronte, soprattutto se entriamo a casa e andiamo di fretta. Quindi andiamo a frullare la nostra zucca e le patate in un robot. Trasferiamo la zucca e le patate. Aggiungiamo un giro d'olio e iniziamo a frullare. Per rendere la nostra vellutata ancora più cremosa e anche per garantirci la nostra quota di proteine anche a cena, andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di aipro bianco al cucchiaio e continuiamo a frullare. Ho utilizzato 250 g di zucca e 200 g di patate, un po' di cipolla e fatto cuocere in acqua bollente. Ecco, questa è la cremosità giusta. Quindi trasferiamo la nostra vellutata in un piatto fondo. Aggiungiamo dei funghi trifolati che anche in questo caso ho preparato precedentemente, proprio perché andiamo sempre di corsa. E poi andiamo ad aggiungere qualche ciuffo di aipro bianco al cucchiaio. Decoriamo con del timo fresco. Giro d'olio. Ecco la nostra cena. Bene, spero che vedere come gestisco la mia giornata possa essere di ispirazione per la vostra. Fatemi vedere quindi cosa preparate nelle vostre giornate taggando me e il profilo di Hypro. Noi ci vediamo settimana prossima sempre con la rubrica My Daily Diet Pro per capire come integrare al meglio le proteine nella nostra dieta.